Ciao a tutti, allora oggi video totalmente fuori programma e che non c'entra niente con quello che io faccio di solito, ma volevo ringraziare pubblicamente tutti quelli che mi stanno scrivendo in privato e siete in tanti chiedendomi com'è la situazione, come va, come non va la situazione alluvioni, acqua qui da noi. Allora, noi Casa Pignatti, stiamo bene, nel senso che non siamo stati colpiti, abitiamo in alto, nel senso che comunque siamo al secondo piano. Qui da noi piove, ma diciamo che insomma il paese dove sto io ancora grossi danni non ne ha avuti. Siamo isolati perché ci sono tutti i sottopassaggi chiusi, non riusciamo ad uscire dal paese, però stiamo bene al momento, ma la situazione intorno a noi è brutta. Vi lascio di seguito tutti gli spezzoni di video che mi sono arrivati stamattina da paesi limitrofi. Stanno evacuando fabbriche, stanno avendo parecchi problemi e quindi preferisco lasciarvi direttamente i video perché raccontarlo a parole non rende l'idea. Ma appunto, qui nel mio paese stiamo bene tutti, nel senso che non abbiamo al momento avuto danni, speriamo che continui così. Altri paesi, ma anche a 2 chilometri da qui, problemi ne stanno avendo tanti. Vi lascio di seguito i video e guardate da voi la situazione. Io vi saluto qui anche perché sono in pausa pranzo e dopo devo tornare a lavorare. Quindi vi lascio un grosso abbraccio, un bacio e grazie ancora a tutti quelli che mi stanno scrivendo. In diretta da Bentivoglio sono sopra al Navile, l'acqua del Navile. Hanno già dato che oggi pomeriggio dalle 2 in poi arriverà la piena, quindi si allagherà Bentivoglio e quindi già le strade a venire qua sono chiuse dalla parte di San Marino di Bentivoglio e dalle parti ed altri accessi al paese. Questa è la situazione del Navile a Bentivoglio. Presente che sono andati via tutti, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, non c'è più nessuno, sono andati via tutti. Quindi adesso ci arrangiamo. Sono i vigili del fuoco e sparire. Forse è troppo umido. Questa è la situazione del ponte adesso.
portato via tutto il ponte, è rimasta solo su una campata. Sta sgrottando vicino all'argine di San Martino, siamo tagliati fuori adesso la parte di là. L'argine è tutto mangiato fino a perdita d'occhio. Ci sono lenti che arrivano a un metro di spessore dell'argine. Qui il salto del coso, il salto dell'ilice avrà scavato il fondo di almeno 4 metri.